Expo possiamo dire che è stata una vittoria per il nostro paese, ancora di più probabilmente Padiglione Italia, che già fa sentire la sua mancanza a molti che chiedono quando riaprirà. Beh, allora, come ha detto l'assessore regionale oggi, c'è un tavolo sul post Expo a cui io siedo anche come direttore generale di Padiglione d'Italia, e ci è stato chiesto a noi di lavorare su un piano di riapertura tra aprile e maggio di una serie di spazi del sito dell'Expo, tra cui principalmente Padiglione d'Italia. Come sa, stiamo lavorando anche su rendere permanente l'albero della vita, che doveva essere provvisorio, invece se uno passa davanti al sito dell'Expo sta ancora là, e quindi stiamo lavorando anche su tecnicamente come può riaprire e ripartire nel corso della primavera tra aprile e maggio, per cui il lavoro c'è, ci sono ovviamente, poi noi come tecnici stiamo ponendo tutte le basi progettuali, organizzative, logistiche per rendere questo possibile, poi ci sono decisioni a altissimo livello del governo, della regione, che devono essere prese, ma mi sembra che i movimenti in questo momento siano molto positivi, insomma il governo sta entrando nella società Arexpo e la regione... Ecco, i rapporti di collaborazione con le istituzioni come sono attualmente? Veramente buonissimi, nel senso che il metodo Expo continua ancora. C'è questo tavolo di regia in Regione Lombardia che è presieduto, copresieduto dal Comune e dalla Regione, in cui tutte le diverse realtà, tra cui anche noi come società Expo, sediamo intorno. Io appunto come direttore generale del Padiglione d'Italia, come sapete Palazzo Italia è una costruzione permanente, quindi noi lo stiamo tenendo intatto, pronto a ripartire nel giro di poche settimane, per cui c'è uno spirito molto forte, molto positivo. Adesso è ovvio che durante i 6 mesi dell'Expo è stata talmente intensa l'esperienza che non è che ci si poteva mettere anche tanto a programmare pure il dopo, però già verso la fine, a settembre-ottobre, questa programmazione è cominciata, e come ha detto il sindaco oggi stesso abbiamo avuto già 6 riunioni di questo tavolo di regia e abbiamo, diciamo, delle prospettive concrete che nel corso del mese di gennaio verranno prese e annunciate una serie di decisioni molto importanti, quindi si lavora sul post Expo. Un'ultima domanda volevo farle è: cosa ha fatto la prima settimana dopo Expo? Dormito molto, dormito sostanzialmente, però sono anche rientrato nel sito dell'Expo, ovviamente il primo rientro era oddio mio, conserva una sua incredibile bellezza anche così in questa sua, diciamo così, serenità e silenzio, ma la cosa che a me fa molto piacere è vedere che mano a mano che si va avanti nella progettazione del futuro dell'Expo sono sempre di meno le cose che si vogliono smantellare, sempre più le cose che si vogliono tenere, e quindi stiamo guardando a un futuro di questo sito dove molte delle icone, molte di quelle cose che la gente ha incredibilmente apprezzato, dalle grandi tele, appunto al Padiglione d'Italia, all'albero della vita, anche alcuni elementi iconici di alcuni dei padiglioni dei paesi, hanno delle buone possibilità di rimanere e di essere ritrovati dalla gente quando questo sito riaprirà. Quindi c'è sempre un dopo in queste cose, e in questo momento la sfida del dopo Expo, come è stato detto oggi, è la sfida che ci potrà veramente dire se completata positivamente che tutta questa operazione sarà stato un successo. Quindi abbiamo fatto 30, ma manca il 31 e stiamo lavorando sul 31.